Dal Giappone alla tua cameretta, Manga News con Mangaka e Caverna. Partiamo subito, ragazzi, con... Arriva, ragazzi, su Italia 2 le prime due serie di Lupin in versione integrale. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tutta integrale, masterizzata. Guarda che bellino, guarda, guarda. Era anche giusto, insomma, visto che adesso in edicola c'è la nuova serie di Lupin, arriveranno i cofanetti delle serie inedite, diciamo, mancanti, quelle che ancora non erano arrivate nel nostro mercato, la terza serie, la quarta e Part 5, la quarta sarebbe quella ambientata in Italia, quindi era anche doveroso che, insomma, si arrivasse su Italia 2 con la versione completa. Un annuncio fatto direttamente da casa Star Comics, infatti con l'ultimo volume di Haikyuu, la serie insomma che è arrivata ormai in Italia al numero 42, in Giappone invece già conclusa, verrà dato in omaggio in tiratura limitata dal 21 luglio uno bellissimo Jigishi. Uno Guarda qua. bellissimo Shigishi, guardate qua quanta roba. Non solo la live, ma anche l'italiano sta andando molto a puttane stasera. Haikyuu numero 45 a fine luglio in fumetteria e libreria, anche store online. Si troverà naturalmente anche su Manga.io, insomma, allo stesso prezzo della versione regolare, no? A tiratura limitata dal Assolutamente. 21 luglio. Fico, fico. Quindi al prezzo Assolutamente di sì. E 4,30 euro, ragazzi. rimanendo in tema, uscite a breve. Sapete ragazzi che ogni mese noi qua su Manga News vi diamo tutte le uscite del mese appunto per quanto riguarda manga, anime, figure, eccetera. Diciamo che il primo Manga News di ogni mese è quello che raccoglie proprio tutte le notizie dei manga, come avrete ormai imparato nei scorsi episodi, mentre il secondo è quello che raccoglie poi le notizie riguardanti gli anime in uscita e le figure. Infatti l'anime che sta per arrivare sotto forma di cofanetto per Anime Factory è Lamu, la ragazza dello spazio. Il nuovo volume sta per arrivare, ora ve lo facciamo vedere. quello conclusivo, il quarto Esatto. cofanetto della serie, nuova versione completa, rimasterizzata dal master in HD, perfetto. Questo dal 20 maggio in DVD e Blu-ray con gli episodi da 144 a 194, che chiude tutta la serie. Ovviamente ogni cofanetto contiene il booklet, è un'edizione limitata, Ogni insomma. cofanetto c'è circa una cinquantina di episodi, ragazzi, quindi sono veramente molto densi. E l'altro cofanetto in uscita invece riguarda il castello di Cagliostro in 4K Ultra HD, proprio pazzesco, Ma per la pazzesco. prima volta, perché finora non c'era mai arrivato, sarà un cofanetto straordinario. Io l'ho comprato sempre, ogni volta che usciva questo film lo compravo e lo ricomprerò anche questa volta. Cioè, tipo, io ho la collezione non dei film di Lupin, ma sempre dello stesso film di Lupin in più Sei un cofanetto. grande fan, un grande appassionato. Parlando sempre di anime, è stata annunciata la seconda stagione che arriverà il prossimo anno, nel 2022, di Made in Abyss. Ben 5 anni dopo la messa in onda della prima stagione, che contiene 13 episodi, no? Disponibile su Vivid e su Netflix, adesso arriverà anche la seconda parte. È la Qui. storia di questa enorme voragine chiamata l'Abisso e di tutte le persone che effettivamente lo abitano, eh? I Cave Riders. Abbiamo poi, sempre riguardo a Made in Abyss, l'annuncio del videogioco. Proprio ci stanno Esatto. dando dentro con tutto. Qua abbiamo qualche immagine, leaks, blocks, che arriverà probabilmente il prossimo anno. Ovvero, l'uscita è prevista per il 2022 su PS4, Switch e PC, ma come al solito è un conto l'uscita prevista, un conto è l'uscita vera e propria. Quindi noi diciamo che uscirà nel 2022, ma non sappiamo, insomma, la data non è pervenuta. Andiamo a vedere adesso qualche immagine di Made in Abyss, Bannerlist are falling into darkness. Eccolo qui. Eccolo, guarda che bellino, va. Per me ci sarà anche per Firmone. PS5 e Xbox Series X, dai. Perché comunque qua l'annuncio è proprio per PS4, però mi sembra strano. Comunque, Made in Abyss, Binary Star Falling into Darkness, previsto in uscita in tutto il mondo nel 2022. Tanta roba, mi sembra molto evocativo di ciò che è effettivamente la serie, il manga, quindi sono molto curioso di vedere che cosa faranno, come sarà l'esperienza, se ci saranno delle fetch quest che ricordano cose che accadono nel manga o se sarà una storia tutta sua. La prossima notizia arriva direttamente da Kadokawa, una delle maggiori aziende in Giappone, produttrici di anime, che ha dichiarato quanto segue. L'obiettivo è quello di produrre
ogni anno ben 40 nuovi anime, anche in CGI. Quindi non escludono nulla, non escludono nulla. Tu, Domenico, che ne pensi? Sono tantissimi, ma infatti io ricordo che anni fa non c'erano tutti questi anime, non se ne facevano così tanto, un'azienda non ne faceva così tanti. Ora si vede che effettivamente produrli costa poco, sia in CGI che in realtà anche a mano. Poi è interessante vedere che effettivamente non hanno risentito di cali, di flessione durante la pandemia, cioè le loro vendite sono comunque rimaste alte e tra l'altro, vabbè, hanno nel loro roster roba come ReZero, Konosuba, cioè serie che vendono veramente, veramente milioni e milioni, fanno i soldini. E legato all'aumento anche degli anime, delle viste, insomma, che stanno avendo i vari anime, c'è anche l'aumento dei manga. Delle vendite dei manga. Esattamente. Esatto. Ne avevamo parlato con Sommobuta di questo topic specifico, quindi ora andremo molto a riassumere quello che è il discorso. In pratica sia in Giappone, sia ad esempio in America, Kodansha USA, diciamo, è stata la casa editrice che ha lanciato per primo l'allarme, tra virgolette, ma anche in Italia lo stiamo vedendo noi in primo luogo. Purtroppo tante case editrici non riescono più come un tempo a star dietro alle ristampe. Molto spesso i volumi vanno sold out troppo presto, manca anche in alcuni casi la materia prima con cui poi poter andare a creare altre opere, manca anche il personale, perché sappiamo, insomma, per il Covid molte tipografie sono praticamente dimezzate. Nonostante la domanda di manga stia crescendo in maniera esponenziale, purtroppo dall'altra parte le case editrici non riescono a stare al passo, ecco, fondamentalmente è questo il problema. Che però, secondo me, nei prossimi mesi si andrà ovviamente ad aggiustare, man mano che, insomma, questa pandemia pian piano ci abbandona finalmente. Allora, era un po' che non mi davo notizie sul Giappone, questa però è una chicchina, proprio una chicchetta che è uscita e quindi ci stava, insomma, a fare luce anche su questo aspetto un po' particolare, sicuramente, ecco, di quello che può essere, non la normalità, ma comunque, cioè, è un fenomeno che esiste, ecco. Quindi, allora, Spiega bene tu, Domenico, cosa sono i papacazzo. Spieghiamo questa cosa. Allora, praticamente si tratta di giovani donne, ragazze, che offrono compagnia dietro pagamento in cambio di denaro, regali, insomma, con uomini più anziani, di solito uomini facoltosi, senza che ci sia una relazione fisica, ok? Cioè, non può esistere, perché incontri del genere sono legali fin tanto che non c'è, diciamo, un incontro di natura sessuale. Ecco perché in Giappone la prostituzione è illegale, a differenza che in Italia. Quindi non può assolutamente esserci uno scambio economico a fini sessuali. Questo non può accadere. Però ci sono testimonianze di queste ragazze che lavorano, fanno i papakatsu, guadagnano anche 800 euro al mese, senza rapporti carnali, semplicemente stanno lì ad ascoltare le storie di questi uomini. Magari sono salarymen, uomini stanchi del lavoro, in generale persone sole, e loro si interessano a quello che hanno da raccontare. Certo, magari faranno pure finta, nel senso non gliene frega niente, è un puro lavoro, però svolgono una funzione importante, direi quasi... Uno psicologo sembra quasi. Quasi, non vorrei dire chiaramente, perché sennò no. Sembra che sminuiamo la professione dello psicologo, e non è assolutamente questo, però sembra una voce amica, ecco, esatto. Una voce che può ascoltare. A livello psicologico sicuramente fa bene a queste persone avere qualcuno con cui parlare in una società in cui i rapporti umani, pensa, cioè è così popolosa, eppure i rapporti umani sempre più distanti stanno diventando, quindi è esatto, questo molto particolare. Ancora una volta il fatto che naturalmente la società giapponese sta andando in una direzione, secondo me, molto negativa, dove i rapporti interpersonali sono sempre più rari e addirittura si deve arrivare a pagare per avere una voce amica che ti stia a sentire, una voce soprattutto che non sia indiscreta. Questa è una professionista, te gli racconti le cose senza aver paura che magari possa riportare nell'azienda una tua lamentela e cose del genere. E andiamo allora diretti, proprio tuffandoci, saltando con volo pindarico carpiati su... Questo è il trailer di Misaki no Mayoga, che è praticamente il nuovo
anime tratto da un romanzo di Sachiko Kashiwaba. È una storia incentrata su una casa tradizionale giapponese chiamata appunto Mayoiga, dove si può vedere il mare, sentire la nostalgia. E qui ci sta una ragazzina di 17 anni che sta cercando di trovare il suo posto nel mondo, che inizia una nuova vita con persone nuove, insomma, strane. E allora ci guardiamo questo trailer del nuovo film basato sul manga di Tsutomu Nihei, Night of Cydonia, che arriverà il 14 maggio. Andiamo a vedere qualche... c'è un piccolo estratto, noi ce ne guardiamo giusto un pezzettino, quindi... Ok, questo, il titolo del film sarà The Star Wars Love is Fun e il film sarà supervisionato dallo stesso Tsutomu Nihei. In Italia non sappiamo ancora su quale piattaforma di streaming online arriverà, però ci sono buone probabilità che arrivi. Io mi sento di giocarmela su Prime. Ti dirò, le due serie animate di Knights of Cydonia sono su Netflix. Allora, perché è passato tanto tempo. Perché stanno investendo un botto adesso. Cioè Amazon sta investendo una marea in anime, quindi secondo me non lo so. Andiamo adesso a vedere le figure in uscita questo aprile. Allora, la prima di Good Smile Company già è roba che ci piace. Però vabbè, chiaramente non è che può piacere a tutti, già lo so, però ragazzi, Le cibi non... poi questa qua sta sui 50 euro starà, quindi... Esatto, le Nendoroid sembra che non costano niente, invece costano minimo 50-60 euro. La prima sarà di Jonathan Joestar, delle bizzarre avventure di Jojo, questa a ottobre dovrebbe uscire, tantissima roba. La successiva, questa anche sempre sui 50 euro. Nendoroid di Izumi Miyamura, di... Horimiya, della serie di Horimiya. E poi abbiamo qua, guardalo. Una Figma. Io non vado matto per le Figma, te lo dico. A me non piacciono, che odio che si possano spostare e personalizzare così tanto. Invece io preferisco queste in generale alle stampe. Sì. Sì, perché poi ci faccio le scenette, capito? Questa è 8.800 yen. Quindi ragazzi, sui 80 euro starà questa qui, quindi bella, bella possente. E arriverà... Zenitsu Agatsuma di Demon Slayer, naturalmente, e dicembre 2021. Qua ne abbiamo due invece molto, molto belline. Queste sono le pop-up parade, questa è roba che ti piace a te, belle salvette di Kenshin Samurai Vagabondo. Queste costeranno 3.900 yen, escono a breve, ad agosto. E la prossima è un'altra Nendoroid. Un'altra Nendoroid, sempre di Kenshin Imura. Da Kenshin Samurai Vagabondo, guarda che bello. Questo invece ad ottobre uscirà, come le altre Nendoroid. Hamtaro, questa mi piace. Che bello! Hamtaro così mi piace. Sarà, è alta ragazzi, 6,5 cm, quindi non altissima, però è super bellina, super cute. E la prossima mi ha fatto impazzire quando l'ho vista. Andiamo a vederla adesso. Arriviamo. Questa qua avevamo spoilerato lo scorso mese solo la forma di quella che sarebbe poi stata la figure, se ti ricordi, Domenico. Avevi indovinato sullo sguardo da figo, perché la posa era molto da Chad, da figo, guardalo, tutto fiero, muscoloso. Lego Sheet Beastars uscirà a settembre 2021, nemmeno tanto lontano nel tempo, e costa 10.000 yen. Questa si vede che sarà sui 90 euro, comunque fatta molto bene. Circa. Dovrebbe essere sui 27 centimetri. Quanto è alta? Esatto, 27. Non c'è solo lui però, ecco, certo. E anche Luis, sempre stesso prezzo e stessa altezza più o meno, c'ha le corna, altezza. Sarà un pelino più... Sì, un po' più alto, però esce un mese dopo, a ottobre. La prossima, della Gem grandi, Series. Come che... dicevo prima, grandi ritorni, eccolo qui, Lin Yao Grid/Grid di Fullmetal Alchemist. Bellissimo. Quest'anno cadono i 20 anni di celebrazione del... Tutto preciso, serie. Esce la Perfect in Italia, le figure, bellissimo. Questa invece, Domenico? Questa costa 18.000 yen. E io dico, sembrano tanti ragazzi, sono tipo 160 euro, 150 euro, ma per esperienza quella della Gem Series poi è sempre un casino a trovare. Io quella mia Itachi l'ho pagata al triplo. No, non ho dubbi che Kugisaki si venda come il pane, a parte il design bellissimo, proprio del personaggio. E poi adesso, come dicevi giustamente, Jujutsu Kaisen vende un botto. La prossima notizia, ragazzi, riguarda invece il trailer in italiano che è uscito finalmente del film che arriverà su Netflix di Sailor Moon Eternal. Film targato Netflix anime. Produzione Toei Animation e Studio Din. Per forza. Insieme produrranno e Toei distribuirà naturalmente per coprodurre questi film della serie Eternal.
proprio bello, 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 bello. Guardate che figata. Allora, è un film in due parti. Saranno due film, praticamente. A febbraio uscirà il primo film e a giugno c'è il secondo, così completo. Questo però è in Italia adesso che arriva da noi, perché in Giappone appunto è uscito. Quindi se quello è uscito a gennaio, direi che il secondo da noi potrebbe arrivare per novembre. E allora, visto che parliamo di date e di uscite, direi che è il momento di parlare di nuovo, che fa troppo ridere quando lo leggo. Ogni 3 anni leggo la stessa notizia e non ce la faccio a reggermi ormai. Abbiamo l'intervista uscita qualche giorno fa a Kohei Onishi, responsabile dei media di Weekly Shonen Jump, che annuncia, parlando di One Piece, che mancano dai 4 ai 5 anni alla fine del manga. In 10 anni è la quarta volta che lo risentiamo, le stesse identiche parole dette sempre da persone diverse, però attenzione. Che poi 4-5 anni, partendo da oggi, secondo me arrivare a un pelo dal trentennale e non arrivarci è un po' una sciocchezza. Esatto, esatto. Potrebbero tranquillamente allungare di nuovo questi 4-5 anni, che sono 4-5 anni che si dice 4-5 anni. E ragazzi, sempre parlando di One Piece, se vi ricordate qualche settimana fa avevamo parlato del Character Popularity Contest a livello globale, e sono usciti i risultati. Abbiamo la top 100, li guardiamo dal basso velocemente, insomma, gli ultimi posti, così giusto per dare un'occhiata. Vabbè, che c'è in fondo, ma al posto numero 100, veramente top, c'è Shushu, il cagnolino, che ci guardiamo dai primi numeri. Quindi un grande, 97 Pandaman, tanta robina. Qua vediamo la top 20, Doflamingo, Marco, Jinbe, Chopper. No, Chopper me lo aspettavo più in su, onestamente. E invece i primi 10 posti sono occupati da Sabo in decima posizione con 318.000 punti. Ace in nona, Carrot, che io non conosco perché essendo indietro non l'ho ancora visto come personaggio, e Nico Robin, maggiore Bo Hancock. A me sembra assurda come cosa, però è una discrepanza di 200.000 punti, quindi non è poco. Vabbè, perché Nico Robin, insomma, c'ha il naso più grande e questo piace di più. Abbiamo poi in quinta posizione Trafalgar Law, in quarta Sanji con quasi 1 milione di punti, e in terza arriva Nami, il mio preferito, Zoro, secondo, con un distacco di solo 200.000 punti. Comunque è stato annunciato l'anime di Comic Can't Communicate, è stato annunciato. Fantastico, fantastico. Cioè, l'avventura di Comic Can't Communicate, che da noi è pubblicato da J-Pop, è la storia di Komi-san, che è una ragazza bellissima che tutti adorano. Tutta la scuola la vede come una ragazza irraggiungibile, no? Perché sembra un tipo molto distaccato. Ma in realtà si scopre che lei ha una difficoltà, cioè non riesce a comunicare con gli altri. Questo è il senso del titolo, Comic Can't Communicate. Insomma, lei stessa e altri personaggi che hanno delle difficoltà più o meno simili troveranno il modo di sbloccarsi grazie alle relazioni, l'amicizia, confrontarsi gli uni con gli altri. Su Prime Video sta per arrivare una nuova serie, come ti dicevo, Domenico, che Prime sta investendo, non scherzavo. Infatti tutta la versione integrale della seconda stagione di Haikyuu è disponibile su Amazon Prime Video. Questa notizia, Domenica, io la voglio lasciare dire a te. Ieri era il Goku Day, e durante il Goku Day ci sono sempre delle belle notizie su Dragon Ball. Qual è la bella notizia che è arrivata su Dragon Ball nelle ultime ore? Il 21esimo film di Dragon Ball in produzione. Akira Toriyama, coinvolto come responsabile della sceneggiatura e del design dei personaggi di questo nuovo installment cinematografico per la saga di Dragon Ball Super. Sarà un film che seguirà le avventure che abbiamo già visto nel film del 2018, quello dedicato a Broly. E andiamo a parlare adesso Tokyo Revengers, e vende praticamente un volume in 2 secondi e mezzo. Questa cosa è pazzesca. Chiaramente, chiaramente, bella acquisto ha fatto tantissimo grazie all'anime. Assolutamente. Si vende circa 6 volte in più. No, Domenico, 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 Domenico.